Si è concluso il secondo torneo nazionale di calcio giovanile Parco del Pollino organizzato dall'ASD Real Castrovillari, che ha visto sul rettangolo di gioco del Mimorende affrontarsi per la categoria giovanissimi Crotone, Bari e Real Castrovillari. I giovani castrovillaresi di Mister Schifino hanno avuto modo di confrontarsi con i pari età di due tra i più importanti club di Serie B, dimostrando grande professionismo, lealtà e valore. La prima gara Real Castrovillari-Bari ha visto vincere per 3-0 la squadra di casa grazie alla splendida realizzazione di Matanò, seguito da Potentino e dal gol conclusivo del portentoso Presta. 29 del Real che innesca Presta, in velocità Presta entra in area, se fa questo gol, gran gol di Presta. Nella seconda gara FC Crotone AS Bari di Mister Garzieri, i giovani calciatori in erba si sono imposti per 4-0. Crotone con il numero 7 che si invola verso il portiere, arriva tu per tu e non riesce a fare gol. E poi l'1-0 a parte il numero 11 con un... Ancora il Crotone in avanti, viene lanciato Pascuzzi, lascia la palla, non era in fuorigioco Pascuzzi ed è giusto così. Palla nei piedi di Pascuzzi, palla in mezzo e questa volta non può assolutamente sbagliare. L'ultima gara prevista da calendario Real Castrovillari-Crotone è stata particolarmente avvincente. Dopo il vantaggio iniziale del Crotone, i giovanissimi di Mister Schifino hanno risposto con una impeccabile rete di Pugliese dagli 11 metri. Nel finale la squadra di casa è stata beffata da un gol di Diletto sugli sviluppi del corner. A conclusione del torneo gli organizzatori hanno premiato tutti i partecipanti alla competizione calcistica. Crotone e Real Castrovillari si sono rispettivamente premiate con una targa, a dimostrazione del legame di collaborazione esistente tra la società castrovillarese e quella pitagorica. Tra i premiati inoltre il calciatore professionista della FC Crotone Andrea Tripicchio, cresciuto nella Real Castrovillari, e il talentuoso Ernesto Nardone 2000, fino allo scorso anno allenato da Mister La Polla. Da settembre 2013 le sue prodezze calcistiche, come dicevamo, sono a servizio della FC Crotone, club noto per l'efficiente funzionalità ed organizzazione del settore giovanile, guidato dal responsabile Gino Porchia. Il premio miglior portiere è andato al giovane Messina dell'AS Bari e quello di miglior calciatore a Diletto della FC Crotone. Alla società FC Crotone, vincitrice del torneo, che si è aggiudicato il titolo trofeo Città di Castrovillari categoria giovanissimi, vanno i complimenti della ASD Real Castrovillari, società organizzatrice della manifestazione.